La linea Fanelli possiamo dire che passa. Che risultato è per il PD? Ma no, non è una linea di un singolo, è una grande partecipazione di un'assemblea che ha la capacità di confrontarsi sui temi e trovare una sintesi. Credo che quindi la giornata di oggi sia stata molto positiva e ringrazio tutti i membri dell'assemblea che hanno partecipato ad arricchirla. Abbiamo sviscerato dei temi che possono sembrare di forma, ma in realtà sono cose che fanno marciare avanti il Molise. E credo che se oggi abbiamo più bisogno di valutare se l'area di crisi parte o non parte, accelerare le azioni, è una delle cose di cui abbiamo parlato e parleremo perché ci siano dei risultati per chi non ha lavoro in questo momento. E così per le altre grandi questioni calde, i servizi alla sanità, il precariato, i temi territoriali, l'ambiente, molte questioni che stanno a cuore ai molisani prima ancora che al Partito Democratico. Le abbiamo interpretate in un dibattito che ha previsto un percorso, che è quello della valutazione dei risultati dell'attività dell'amministrazione regionale, che è quello della grande capacità di parlare a tutta la coalizione del centro-sinistra, partendo dal risultato delle primarie in questa regione con 12.000 elettori che danno il mandato al Partito Democratico con una responsabilità di portare avanti il perimetro del centro-sinistra e dell'alleanza attuale in regione per provare a rafforzarla e consolidarla per vincere l'elezione regionale. Un percorso quindi che non guarda a noi, ma che guarda a Molise. Non viviamo di ombelico, ma oggi stiamo valutando come le questioni sostanziali chiedono di essere rafforzate. Ne usciamo bene perché le mozioni che attua la maggioranza del partito, che fa capo alla segreteria regionale, sono state ampiamente valutate positivamente, ma con uno spirito di grande costruzione di tutti i proponenti, chi aveva sollecitato la discussione, che ringrazio, chi ha dato un contributo in questa occasione. Abbiamo parlato di legge elettorale, abbiamo parlato di primarie, ma abbiamo parlato di contenuti. Ci aggiorniamo per un'assemblea programmatica che tratti proprio questi temi che sono caldi, perché io devo capire ancora se la sanità, la questione di Salcito, vede ancora o no un'investitura della regione, perché io credo che il governo regionale abbia ancora una volta operato bene su questo tema, e invece quali sono le accelerazioni di cui abbiamo bisogno, perché dobbiamo avere più soldi per l'area di crisi, perché dobbiamo far ripartire il lavoro per i ragazzi che tutti i giorni, io sono un sindaco, vengono in comune nella voglia di restare nei loro comuni. A questo teniamo, a questo parla il Partito Democratico, e per me sarebbe solo questa la sconfitta, non riuscire a dare un segnale di speranza e di prospettiva. In questo ci stiamo impegnando, a volte bene, a volte male, a volte con degli errori, ma con un grande slancio di lavoro e generosità. A bruciapelo, in questo momento è più forte il PD, Frattura o la Regione Molise? Ma no, ma non sono gare le che vanno in questi termini. Noi dobbiamo rafforzare l'Europa innanzitutto. Un messaggio chiaro l'abbiamo mandato anche questa sera. Vince il PD che non ha i confini, vince il PD che non ha i muri ma che si allarga. Dobbiamo rafforzare le vittorie della democrazia in Europa, che sia di Macron, che sia degli stati che oggi guardano al cuore di una pace mondiale. E se abbiamo pensato agli ultimi morti, i bambini a Londra, noi stiamo pensando a questa prospettiva. E per quello che chiediamo a Matteo Renzi a livello nazionale e a noi qui di avere questo scenario. Deve vincere l'Europa, poi deve vincere l'Italia, deve vincere il PD per cambiare queste cose. L'Italia vince se il governo va avanti, se approva i diritti civili, la SIA per la povertà. Io registro un grande incremento di povertà nei nostri territori, purtroppo. Spesso gli operai stanno fermi, non lavora l'edilizia, l'agricoltura vede più giovani ma ancora non il più 12% che registriamo in termini di PIL si deve registrare nelle case, che molto spesso invece non vedono questa ripartenza dopo 15 anni di crisi, ed è quello a cui lavoriamo. E vinciamo se ripiglia l'occupazione, vinciamo se accudiamo meglio i malati, vinciamo se siamo vicini ai poveri, vinciamo se siamo vicini alle disabilità. In questo vedo le sconfitte e le vittorie, non una bandiera, che per me è ovvio, sono il segretario del PD, e quella tricolore che ho nel mio stemma. Il PD d'altronde, lo dicono i sondaggi, va bene, perché rispetto alle follie, le intemperanze, le pessime amministrazioni del Movimento dei 5 Stelle, come Roma dimostra, oppure l'incapacità in Liguria di chiudere l'alleanza, o gli indagati in Sicilia dei 5 Stelle,
non convincono più appieno gli italiani. Io capisco il rinnovamento, noi pure dobbiamo rinnovare la nostra classe dirigente e abbiamo l'etica e la capacità di poterlo fare. E poi abbiamo un centrodestra in questo momento molto disaggregato, e quindi comunque in Molise in assenza di una leadership di rinnovamento. Rispetto a queste difficoltà, il PD a livello nazionale cresce, il PD locale ha registrato 12.000 presenze ai nostri gazebo in 82 comuni. Sfido gli altri a fare lo stesso percorso democratico, come l'assemblea di oggi in streaming, voi ci siete stati, vi ringrazio. Facciamo dei percorsi che sono fortemente democratici, non ci scriviamo da lontano, non ci togliamo dal giudizio continuo degli elettori, ci mettiamo la faccia e andiamo in fondo. C'è chi ci valuta bene e ci sta sempre più gente che pensa che già questo è un grande traguardo. Molta povertà, molta disoccupazione, molta rabbia deve essere ancora meglio interpretata e da noi combattuta con delle risposte. E io penso a queste persone, perché lo so che non ce l'hanno con Tizio, con Caio, ce l'hanno con una classe dirigente che non sta dando risposte. Ecco, in questo ci impegniamo, con molta voglia di far bene e di molta voglia di apertura, come anche oggi abbiamo dimostrato.